Buongiorno, sono Vito Damanti, relatore di AIS Veneto. Sabato 23 novembre 2019 condurrò nell'ambito del Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier una degustazione guidata sui vini ottenuti da vitigni bordolesi del Veneto. Nel 1672 i conti Corinaldi furono i primi ad impiantare i vigneti nel loro castello di Lispida ai piedi dei Colli Euganei, i primi vitigni bordolesi. In breve tempo i vini diventarono famosi e conosciuti in tutta Europa. Da lì l'idea di proporre al grande pubblico che verrà al Congresso Nazionale il top delle produzioni di vini ottenuti da vitigni bordolesi, quindi parliamo di Cabernet Sauvignon, di Merlot, di Cabernet Franc, di Carmener, che nei vari territori del Veneto si esprimono in maniera eccellente. Prenderemo in considerazione i territori più vocati, quindi i Colli Iberici, andremo a Breganze, quindi il Montello con il suo terreno particolare, il Ferretto del Montello, e infine concluderemo con i Colli Euganei, in cui ci sono 1.352 ettari di vitigni a bacca rossa bordolesi. Sarà un'occasione unica e irripetibile per degustare veramente i magnifici sette del Veneto, cioè i vitigni bordolesi con i loro vini veramente entusiasmanti. Vi aspettiamo tutti dalle ore 12 alle ore 13:30 nella sala della Camera di Commercio all'interno del Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier. Potete consultare il programma dettagliato sul sito congressonazionale.aistalia.it. Arrivederci.